A 50 anni dal disastro del Vajont che provocò la morte di quasi 2000 persone, l'archivio di Stato di Sulmona, nel giorno dell'anniversario della tragedia, dedica una giornata alla memoria delle vittime di quello che fu definito il più spaventoso disastro della storia della nostra nazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il 9 ottobre alle 17, nella sala conferenze in Viale Sant'Antonio, l'archivio proporrà l'incontro dal titolo L'obolo della vedova, Sulmona e la solidarietà ai tempi del Vajont. All'incontro parteciperanno Paolo Buonura, direttore dell'Archivio di Stato dell'Aquila, la dottoressa Daniela Nardecchia, archivista, che descriverà le carte processuali illustrandone il contenuto, Micaela Coletti, presidente del Comitato Sopravvissuti Vajont, fortunatamente scampata al disastro, e Rossella D'Angelo, presidente del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, che, all'epoca dei fatti, fornì un grande contributo assistenziale. La sera del 9 ottobre del 63, una frana di enormi dimensioni si staccò dal Monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante in cui si raccoglievano le acque del torrente Vajont, al confine tra le province di Belluno e Udine. L'onda provocata dalla frana si riversò a valle a grande velocità, senza lasciare scampo ai paesi sottostanti. Interi comuni, come quello di Longarone, furono totalmente cancellati. Morirono circa 2000 persone. Come sempre, l'Italia della gente comune si mobilitò nel prestare soccorso e assistenza e la città di Sulmona non fu da meno. Il processo fu celebrato poi nel Tribunale dell'Aquila e, pochi anni fa, trascorso il necessario tempo di deposito, tutti i fascicoli dell'istruttoria sono stati versati nell'Archivio di Stato dell'Aquila. Con questa manifestazione, l'Archivio di Stato di Sulmona vuole rendere omaggio a quelle vittime attraverso la spontanea e vasta solidarietà dimostrata allora dai nostri concittadini a tutti i livelli. Una mostra documentaria, curata da Beatrice Ricottilli, testimonierà proprio questo. Sarà presente una rappresentanza dei minatori di Palombaro che parteciparono alla costruzione della diga. Il poeta Andrea Giampietro leggerà alcuni brani dal libro Sulla pelle viva, scritto da Tina Merlin, la giornalista dell'Unità che scrisse decine di articoli per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli che la costruzione della diga stava creando per i comuni ai piedi della struttura. Purtroppo la sua voce resterà inascoltata.